Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi recensiremo un kit di luci da studio della Gicoto. Andiamo ad analizzare di cosa è composto. Allora, è tutto all'interno di questa bella sacca con una cerniera e all'interno troviamo due pannellini bianchi da mettere davanti ai softbox, due lampade, il softbox vero e proprio, più due stativi. Stativi molto semplici, classici, tre regolazioni in altezza e arrivano più o meno a 2 metri circa. Ogni softbox è contenuta all'interno di questa sacca, ce ne sono appunto due, e si caratterizzano dal fatto che sono incredibilmente facili da montare. In questo caso noi abbiamo attorcigliato sopra il cavo per tenerlo chiuso meglio, ma appunto abbiamo il cavo con la classica spina, nel caso italiano a pettine, l'interruttore per accenderli e spegnerli e l'alloggiamento per appunto lo stativo. Una volta montato è veramente semplice perché all'interno di essi c'è una specie di cerchietto che basta spingere, incastrare sul fondo e lo stativo è montato. All'interno presenta questo rivestimento color alluminio che appunto riesce a riflettere molto bene tutta la luce generata dalla lampada e portarla verso il pannello bianco frontale. Le lampade sono all'interno di questa protezione di polistirolo per non rovinarsi e, come potete vedere, sono davvero enormi. Questa qui è una lampada da equivalente 500 watt, quindi è un 85 watt risparmio energetico che ne genera appunto 500 a circa 5500 Kelvin, quindi una luce bianca tradizionale. Si monta così. E davanti invece c'è questo altro telino bianco, presenta un velcro qua e in corrispondenza appunto del softbox, che va semplicemente a montarsi così e attaccarsi sul velcro. Quindi veramente, veramente facile e veloce da montare. Basta meno di un minuto ed è tutto allestito e pronto. La cosa bella di questa luce è che non ha necessità di scaldarsi, quindi appena accesa già genera la massima luminosità possibile e si ha una luce molto uniforme e ben distribuita. A differenza degli ombrelli, che invece diffondono la luce in modo abbastanza irregolare, il softbox ci permette di concentrare la luce in un unico punto e averla molto più direzionale e riuscire a creare degli schemi di luci più precisi e più efficaci. Come avete visto, invece, per smontarlo è veramente pure qua un attimo, si toglie il velcro, si toglie la lampadina che, essendo risparmio energetico, non è incandescente, si tira questa struttura ed è chiuso. Quindi veramente velocissimo. Adesso andiamo a fare qualche prova effettivamente sul campo con questi due stativi con softbox alla nostra modella Jessica, che con cui proveremo degli schemi di luce. I'm